Buonasera cari telespettatori, benvenuti a Occhio alla Notizia, il telegiornale di Fano TV, visibile sul canale 17 in tutte le Marche. Come facciamo ormai da diverso tempo, apriamo l'edizione con il riassunto, i numeri della giornata, assieme anche ai dati che ci fornisce quotidianamente la Prefettura sui controlli. Partiamo però nel servizio di Francesco Salvago dai dati del GORES. Il totale aumenta a 795 decessi nelle Marche dall'inizio dell'epidemia. Oggi si registrano 11 vittime, 7 donne e 4 uomini. Il più giovane aveva 71 anni, mentre il più anziano 89, 7 extraregione. Ancora in calo i ricoveri per coronavirus nelle Marche da 952 a 933. Quelli in terapia intensiva sono scesi sotto 100, le persone in semi-intensiva diminuiti da 214 a 205. E in altri reparti non intensivi da 405 a 393. Crescono i dimessi e guariti da 1694 a 1726. E quanto risulta dai dati del Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie delle ultime 24 ore. Il numero dei contagi nella regione ha raggiunto quota 5668. In crescita il numero di persone in isolamento domiciliare da 2172 a 2220. Nelle strutture sanitarie in aumento i degenti in area post critica e dunque coloro che stanno per sconfiggere il virus, passato in un giorno da 214 a 241. Altro dato in costante crescita è il numero di operatori in isolamento domiciliare, da 1208 a 1247, mentre il totale delle persone isolate in casa per contatti con positivi è di 7882, 3507 consigli. Sintomi. Dall'inizio dell'emergenza Covid-19 la quarantena ha interessato in vario modo complessivamente 23.968 persone. I casi in provincia di Pesaro e Urbino contano 2.277 positivi, segue Ancona con 1.686, Macerata 895, Fermo 379, Ascoli Piceno 268, 163 extraregione. Bertolaso e il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, questo pomeriggio hanno effettuato un sopralluogo nel sito dove sorgerà la nuova struttura sanitaria per quanto riguarda l'emergenza coronavirus. Si è svolto nel pomeriggio un sopralluogo nell'area della fiera di Civitanova, dove da ieri sono partiti i lavori per la realizzazione della nuova struttura. Il progetto servirà a realizzare un polo ospedaliero per malati Covid. Questo permetterà di alleggerire gli ospedali per l'attività ordinaria. L'idea nostra è quella di tornare indietro in maniera ordinata, così come siamo entrati nell'emergenza, permettendo il più possibile di liberare ospedali per rafforzare al massimo l'attività programmata, l'attività ordinaria per i malati no Covid. Questa struttura arriverà in maniera secondo me molto efficace per poter chiudere quel percorso in modo molto più rapido rispetto a un decorso naturale e mettere in condizione gran parte della sanità marchigiana di operare per i pazienti ordinari. Per me è importante che questa iniziativa vada avanti, lo si fa grazie a chi ha donato delle risorse e ci teniamo a far sottolineare l'importanza. Oggi per poter chiudere un percorso e dare a tanti una risposta, per i mesi che verranno, per essere pronti, perché bisogna sempre mettere nel conto, in caso di una pandemia, di rischi di ritorno del fenomeno. Quindi avere, poter contare su un'infrastruttura come questa sarà un valore aggiuntivo importante. Durante il sopralluogo erano presenti anche l'ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso. Dottor Bertolaso, per quanto è previsto il completamento della struttura? Penso che saremo assolutamente in linea con quelle che saranno le decisioni che prenderà il governo con la seconda fase, quindi stiamo parlando di poco più di massimo 2 settimane, gli stessi tempi della fiera di Milano. Il piano inizierà da lunedì prossimo e rispetto alle strutture tradizionali l'ospedale avrà una capacità di gestione più efficiente. L'amministratore serio responsabile mette a disposizione la struttura che ha. Questo è quello che noi abbiamo fatto, l'abbiamo fatto convintamente. Quindi oggi vedere realizzare, partire questa struttura che va a supporto, a sostegno non solo della comunità civitanovese ma anche di tutta la comunità regionale, penso che sia una cosa importante. I medici ci dicono che la struttura serve, è necessaria e noi che abbiamo la responsabilità come istituzione dobbiamo fare quello che la scienza ci dice. Io come sindaco tutti i giorni ricevo
centinaia di sollecitazioni di medici che ci dicono abbiamo liste bloccate, aiutaci, di pazienti che aspettano da tanto tempo di poter essere curati. Quindi questa struttura servirà anche a quello e quindi io penso che dobbiamo essere tutti felici di questa cosa. Nella giornata di ieri sono state controllate 1.392 persone nel territorio provinciale, 37 sono state le violazioni nei confronti dei trasgressori per aver violato le misure di contenimento per fronteggiare l'emergenza coronavirus, punite con la sanzione amministrativa che va da 400 euro fino a 3.000 euro. Inoltre, nella stessa giornata sono stati controllati anche 469 esercizi commerciali, senza però rilevare alcun illecito e quindi non ci sono state contestazioni. Bene, adesso parliamo della fase 2, ne sentiamo parlare in tutte le salse, anche sui media nazionali, sulla stampa, la fase 2, la ripartenza, ma per partire col piede giusto, tutti ormai lo sappiamo, dovremo avere a che fare con uno dei presidi sicuramente più importanti, ovvero sia le mascherine. Ebbene, sono pronte anche per i fanesi le mascherine, ce ne sono 15.000 pronte per essere consegnate, sono mascherine chirurgiche, ce ne ha parlato questa mattina il sindaco di Fano, Massimo Seri. Sentiamo. Quest'anno il tormentone estivo non sarà musicale, ma materiale. Il nostro tormentone quest'anno saranno le mascherine. Per non trasformare però il tormentone in un incubo, dando per certo che nella fase 2, ovvero riprendere una parvenza di vita normale convivendo con il virus in circolazione, dovremmo utilizzarle quotidianamente. Molte amministrazioni comunali, quindi, abbiamo visto in questi giorni che sono passate all'azione con gli stessi primi cittadini che fanno il porta a porta. Anche Fano affronta questa necessità, ma con un approccio filosofico diverso del poco per tutti. Una mascherina a cittadino è ben poca cosa se pensiamo alla frequenza di utilizzo che ne dovremmo fare, pensando soprattutto e privilegiando invece categorie specifiche e più deboli, come gli immunodepressi o gli over 65 anni o altre categorie per diverse necessità. Per queste persone è pronta una fornitura di 15.000 pezzi, che verranno distribuiti gratuitamente a pacchetti di 5 per garantire così una decina di giorni di copertura. Per farne richiesta, questi soggetti dovranno telefonare allo 0721 808142, dove dalle 8 alle 19 un addetto della Protezione Civile riceverà le loro richieste. Le mascherine chirurgiche sono monouso e quindi una volta usate un giorno, magari uno che le usa con parsimonia, non è che tutto il giorno se le tiene, le possono durare qualche giorno in più. E allora abbiamo detto, senza ipocrisia, perché poi fare certe scelte, magari si hanno qualche like in più, si fa bella figura, ma non so se si fanno sempre le scelte più giuste, magari si manda la letterina al cittadino, vota Antonio. Io queste cose non le faccio, francamente. Allora, noi siamo 60.000 cittadini. Se acquistiamo 60.000 mascherine per un giorno, facciamo una bella cosa per un giorno, ma poi il giorno dopo si ripresenta il problema. Allora abbiamo fatto questa scelta. Intanto prepararci per quando arriverà il momento in cui occorreranno tutti i giorni per la quasi totalità delle persone. Da una parte, da lunedì noi inizieremo a distribuire agli over 65, a coloro che ne fanno richiesta, che ne hanno bisogno, perché alcuni ce l'hanno già, quindi non questo da lunedì. In più abbiamo una scorta di circa 7.000 mascherine, che sono la prima mandata della Protezione Civile. Queste qui le metteremo a disposizione dei tabaccai con cui stiamo dialogando, abbiamo già concordato con i loro rappresentanti, quindi coloro che si rendono disponibili, le suddivideremo queste e le distribuiremo ad ognuno di essi e qui ogni cittadino che vuole può andarne a prenderne una, ovviamente, fino ad esaurimento della scorta. Poi, se ci sarà bisogno, ne acquisteremo delle altre. L'altra cosa che voglio sottolineare è che noi ci stiamo attrezzando anche per fare in modo che nella città, nei prossimi periodi, quando ci sarà una richiesta maggiore, ci sia una disponibilità
totale di mascherine nelle farmacie, insomma in tutti quei luoghi dove possono essere vendute anche ad un prezzo calmerato. Quindi abbiamo dato mandato anche ad ASE, attraverso le loro farmacie, di fare un acquisto importante di queste mascherine appena saranno certificate, in modo tale che ci avrà anche un prezzo calmerato, quindi a portata di tutti, per garantire una disponibilità costante e frequente. Bene, dopo le mascherine anche parliamo dei fondi a disposizione del Comune di Fano che riguardano appunto i buoni spesa con i 322.000 euro arrivati dal governo. Ebbene, con questi fondi sono state raggiunte oltre 1.400 persone e oggi si sono chiuse, diciamo così, le casistiche e dalla prossima settimana le ultime persone riceveranno questi buoni. Ma sentiamo tutti i particolari dalla voce dell'assessore Dimitri Tinti. Sì, abbiamo chiuso con oggi, avendo estrapolato i dati in base alle priorità delle domande che sono state presentate, delle domande online della seconda fase, quindi abbiamo chiuso con oggi l'assegnazione appunto di tutti i buoni spesa e quindi esaurito tutti i fondi a disposizione del Comune di Fano, erano 322.000 rotti da parte del governo e quindi da parte dell'ordinanza della Protezione Civile Nazionale per il sostegno alimentare. Nella prima fase abbiamo servito abbiamo già consegnato a 1.050 famiglie per una cifra corrispondente a 260.000 euro ed e sono già state consegnate a domicilio dai volontari delle associazioni del terzo settore coordinate dalla Protezione Civile. Con oggi assegniamo ad altre 259 famiglie per la precisione e dalla prossima che corrispondono a una cifra totale di 62.000 e rotti euro, quindi la somma ritorna appunto le 322.000 euro che erano state assegnate al Comune di Fano. Dalla prossima settimana queste 259 famiglie riceveranno anche loro a casa, a domicilio, i buoni spesa corrispondenti che vanno, ricordo, da un minimo di 150 euro a un massimo per i nuclei da 6 componenti in su di 400 euro. È una risposta importante, una prima risposta che diamo soprattutto per quello che riguarda, come diceva benissimo, la finalità dell'ordinanza della Protezione Civile a cui noi ci siamo adeguati, soddisfare, la finalità era quella di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali legate a questa crisi da Covid-19, quindi sia per le famiglie in stato di bisogno, sia per quelle che avevano avuto effetti negativi economici da questa crisi. E rimaniamo nella pagina della politica perché la progettualità non si ferma e questa sera la consigliera comunale Cora Fattori presenterà alle commissioni congiunte di ambiente e bilancio un piano per l'efficientamento energetico della città. Sentiamo dalle sue parole di che cosa si tratta. Questo è un progetto che era necessario già prima dell'emergenza del coronavirus. Adesso che c'è l'emergenza è ancora più necessario e a discapito di quanto alcuni dicono è necessario presentarlo proprio ora. Per un fatto, io sono molto pragmatica perché vengo dall'imprenditoria privata e quindi conosco bene quelli che sono i problemi dell'imprenditoria privata e so già che dopo questa emergenza ci sarà tanto da ricostruire e ci sarà un'emergenza economica a cui far fronte. È questo il momento di approfittare della cosa per strutturare un progetto. È come se stessimo preparando la macchina per essere pronti alla griglia di partenza e ripartire. E già da adesso ci sono dei fondi che sono intercettabili grazie a questo progetto. E il progetto prevede diversi step, e prevede anche una cosa importantissima che era necessario fare da tempo, che è la nomina dell'energy manager. Grazie a questo noi riusciremo a intercettare da subito dei fondi importanti e così quando si ripartirà avremo dei tavoli di lavoro operativi, non solo consultivi, operativi perché in questo caso il
privato sarà aiutato dal pubblico, ma deve aiutare il pubblico, deve aiutare tramite progetti a portarli avanti, deve aiutare nello scrivere progetti che potrebbero andare a richiedere fondi europei, deve aiutarlo in diversi settori, in diversi aspetti che poi descriverò questa sera. Veniamo alle vostre segnalazioni. Un telespettatore ci ha segnalato nei giorni scorsi di aver rilevato uno strano aumento dei prezzi in un supermercato del quartiere di San Lazzaro di Fano. Noi, come sempre facciamo, andiamo a constatare di persona e abbiamo chiesto informazioni ad uno dei soci, che però ha smentito categoricamente. Sentite le sue parole. Nel reparto macelleria abbiamo diminuito 20 prezzi di vendita al pubblico, diminuito, senza nessun aumento ai clienti. Nei surmiliaticini abbiamo aumentato un prezzo di vendita e uno l'abbiamo diminuito. Nei generi vari, 11 prezzi di vendita diminuiti. Nei supermercati Conad non è il punto vendita che decide i prezzi, è la cooperativa. Ogni settimana noi abbiamo le variazioni che ci manda la cooperativa, non facciamo altro che applicarle. Naturalmente la cooperativa poi controlla quello che facciamo, quindi la cooperativa di Forlì, a cui noi siamo associati, sa ogni giorno, ogni minuto quello che facciamo con i prezzi. C'è stato un supermercato in provincia di Torino che non è stato corretto, era un socio acquisito da poco da un'altra catena che non ha applicato i prezzi dell'offerta. Gli hanno immediatamente ritirato la licenza dell'insegna, quindi non è più un supermercato Conad, e adesso stanno ritirandogli anche l'affitto d'azienda. Quindi per dire che tipo di controllo assiduo, corretto, continuo che c'è sui prezzi. Quindi non siamo noi che facciamo i prezzi, è la cooperativa. Tra l'altro la cooperativa ha sempre come obiettivo dare al consumatore il prezzo più conveniente possibile, perché l'ultima... E forse anche la clientela, numerosa clientela che ha alle sue spalle lo conferma. Sì, e anche qui noi stiamo lavorando in condizioni veramente difficili, ma cerchiamo di fare il massimo, cerchiamo di essere corretti, contiamo i clienti che entrano, cercando di non fare assembramento, anche se assembramento, chi lo decide qual è l'assembramento, però noi con il nostro buon senso facciamo entrare 20-22 persone, non di più. Quindi anche questo, lavorare sotto pressione, non è semplice. Quindi per ribattere a queste voci che noi mettiamo i prezzi veramente... È stato uno sforzo venire qua a dire questa cosa. È 25 anni che abbiamo questa attività e per noi parla il lavoro che abbiamo fatto fino adesso. Non, penso di non dover aggiungere nient'altro. Ed ora torniamo a parlare di coronavirus, però sotto un altro aspetto. Lo abbiamo sempre visto dall'inizio dell'emergenza, durante le conferenze stampa nazionali, ci sono spesso interpreti della lingua dei segni accanto alle figure istituzionali, ma... Allora ci chiediamo come stanno vivendo in queste giornate di isolamento domiciliare la comunità dei non udenti. Lo abbiamo proprio chiesto al presidente regionale dell'Ente Nazionale Sordi. La grave emergenza sanitaria causata dal coronavirus provoca alle persone sorde una condizione di maggiore isolamento dovuta alle restrizioni imposte dalle misure di contenimento della pandemia. Come quelle straordinarie di quarantena che hanno indebolito la rete di assistenza e di supporto destinata alle persone con disabilità o con forme di non autosufficienza che vivono in casa. Data la minorazione sensoriale, in questi giorni i non udenti stanno affrontando maggiori difficoltà nelle relazioni con l'esterno. A raccontarci le problematiche e le necessità è il presidente del Consiglio regionale ENS Marche, ovvero l'Ente Nazionale Sordi, Diego Pieroni. Quali sono le difficoltà che sta affrontando la comunità sorda? Per le persone sorde la prima difficoltà è quella comunicativa. La comunicazione passa attraverso la lingua dei segni, attraverso i sottotitoli e comunque permette di assumere informazione. I telegiornali sottotitolati o interpretati in lingua dei segni sono pochi durante l'arco della giornata, considerando anche che l'interprete spesso è in uno spazio televisivo molto piccolo, nella finestrella. E quindi noi sordi abbiamo difficoltà ad assumere tutta quella serie di informazioni che invece arriverebbero alle persone udenti per canali diversi.
I canali social possono essere veicolo di fake news e quindi la persona sorda deve saper valutare quali informazioni trattenere, quali insomma, considerare false, e questo può essere un ulteriore motivo di isolamento. Chi necessita di dover leggere il labiale per comunicare e comprendere ha non poche barriere in questo periodo in cui, a causa del virus, si è reso necessario l'uso di mascherine. È per questo che anche in America c'è chi ha pensato di realizzarne alcune trasparenti e regalarle a chi ne ha bisogno. In Italia sono in distribuzione? Ho visto che all'estero hanno prodotto delle mascherine trasparenti per chi ha la necessità di leggere il labiale. Ci sono anche in Italia? Vi hanno informati? La mascherina può rappresentare un vero problema per la comunicazione delle persone sorde. La settimana scorsa, nel comune di Collegno, in Piemonte, il sindaco ha invitato proprio l'Ente Nazionale Sordi Piemonte ad un evento per la promozione di mascherine trasparenti. E questo è per noi un primo passo importante verso l'inclusione reale. In generale, però, le informazioni a cui noi abbiamo accesso non sono sufficienti, ha ribadito il Presidente. È necessario un maggiore impegno da parte delle istituzioni, in sinergia con l'Ente Nazionale Sordi, in modo da garantire servizi concreti. La lingua dei segni è entrata nell'emergenza coronavirus. Abbiamo visto spesso delle interpreti LIS al fianco delle istituzioni. Secondo voi si sono accorti tardi di questa necessità? Il mondo politico sembra, a mio avviso, non voler capire il valore della lingua dei segni e quanto sia importante e abbia pari dignità rispetto all'italiano. Una parte della nostra comunità utilizza la lingua dei segni, è uno strumento vitale di comunicazione. Per questo serve il suo riconoscimento ufficiale. Immaginiamo che in Europa siamo l'unico Stato a non aver riconosciuto la lingua come tale e questo, a mio avviso, è piuttosto grave. Grazie per il sostegno, sono le parole del sindaco di Urbino Maurizio Gambini e dell'assessora alla sanità Elisabetta Foschi che questa mattina hanno accolto una delegazione di medici e di infermieri arrivati giorni fa dall'Ucraina in supporto all'ospedale cittadino. Pur nelle difficoltà dell'emergenza, hanno commentato sindaco e assessore, abbiamo voluto salutare e ringraziare di persona i professionisti ucraini per lo spirito di solidarietà che hanno dimostrato. Conserveremo il loro gesto nella nostra memoria. Bene, sempre sulla solidarietà e le pagine del volontariato sempre piene di buone notizie, parliamo di chi in questi giorni consegnano farmaci, buoni spesa, mascherine, aiutano la popolazione nelle difficoltà quotidiane fin dall'inizio dell'emergenza. Ebbene, sono i volontari della Protezione Civile di Fano. Conosciamo meglio il loro oscuro lavoro in questo servizio di Simona Zonghetti con le immagini di Filippo Pucci. Volontari di Protezione Civile in prima linea a Fano durante l'emergenza coronavirus. Dal 9 marzo scorso, 7 giorni su 7, il CB Club Mattei sta aiutando la popolazione in difficoltà o costretta alla quarantena. Con circa 1.300 servizi a settimana per quasi 900 ore di volontariato, sono 33 le persone che si alternano mattino e pomeriggio per fornire a titolo gratuito decine di servizi al giorno. Noi in totale siamo quasi 100, gli altri però abbiamo, di malincuore abbiamo preferito lasciarli a casa perché se a qualcuno di noi dovesse risultare positivo entriamo tutti in quarantena, quindi abbiamo una squadra di circa una ventina di volontari pronti a sostituirci. Dalle mascherine alla consegna di cibo, farmaci e buoni spesa, sono numerose le attività che la Protezione Civile sta garantendo alla cittadinanza sotto la guida di Saverio Livi, presidente della Onlus e responsabile della gestione dei volontari. Dai servizi sociali del comune arrivano email con i contatti di persone che hanno bisogno di alimenti o altro e la Protezione Civile provvede alla consegna a domicilio. Se si tratta invece di esigenze sanitarie, le segnalazioni vengono girate alla Croce Rossa.
Sempre operativo, le mansioni svolte dal Cibi Club Mattei sono le più disparate. Dalla consegna dell'altoparlante in casa perché l'anziano non riesce a sentire, o il collegamento ad internet, abbiamo messo a disposizione anche un tecnico per risolvere queste cose, sia da remoto o anche personalmente. Stiamo consegnando dei computer in pratica per le scuole, anche lunedì ne andiamo a ritirare altri, sia nel nostro territorio, poi in collaborazione con le associazioni dei comuni limitrofi ci scambiamo le cose, sia con Pesaro sia con gli altri comuni. Ad esempio i computer non li andiamo a prendere a Santa Marta, poi se sono di Fossombrone o di Calcinelli o di altri comuni vengono direttamente a prenderli qui. Andiamo a ritirare per tutti i DPI, le mascherine in regione, poi i vari comuni di tutta la provincia vengono a ritirarli. È un po' un passo, senza far venire 50-60 comuni qui, ci si aiuta in pratica fra l'organismo di protezione civile. Spesso andiamo a prendere dei medici e infermieri ad Ancona che arrivano direttamente dal dipartimento e li portiamo nelle varie zone con l'aiuto qui soprattutto della Croce Rossa, perché noi per scelta non prendiamo persone a bordo perché si rischia, non siamo pronti, non siamo in pratica, non è il nostro mestiere, e quindi qui ci viene manforte la Croce Rossa che con una bardata di DPI trasporta anche medici e infermieri. Voltiamo pagina. Il vescovo Armando Trasarti ha mandato una lettera aperta a studenti e docenti delle nostre scuole. Carissimi ragazzi e ragazze, carissimi giovani studenti, carissimi insegnanti e professori, questa separazione causata dagli eventi imprevedibili cui stiamo assistendo può trasformarsi, dice il vescovo, in una valida occasione per comprendere quanto importanti e fondamentali siano per la nostra vita i rapporti umani, le strette di mano, gli abbracci sinceri, quelli fisici, non virtuali, e in particolare per la nostra esperienza, quale sia anche il vero senso di parole come scuola e studio. Vi invito, pertanto, continua il vescovo, a servirvi della solitudine che state provando come momento per poter riflettere su di voi stessi e sull'importanza della scuola come luogo di formazione, scambio di idee e, non ultimo, di aggregazione sociale. La scuola, si legge come passo conclusivo della lettera, è un bene prezioso per edificare il bene comune, che va riaperta perché è un luogo dove crescono e si formano donne e uomini nella dimensione umana, sociale e del sapere. Rappresenta il cuore quindi di un sistema che merita priorità e le più accurate attenzioni. Crescono le iniziative a sostegno di persone e famiglie in difficoltà economica. Un carrello di solidarietà è l'ulteriore progetto realizzato dalla Caritas di Pesaro e dal Comune con il sostegno dei volontari della Protezione Civile. Negli accessi ai supermercati, ipermercati e negozi di generi alimentari che aderiscono si troveranno carrelli in cui sarà possibile lasciare una piccola spesa di beneficenza. I prodotti verranno raccolti e consegnati nelle case dei peseresi che in questo momento necessitano di un aiuto. Bene, prima di lasciarci vi voglio ricordare un appuntamento per la prossima settimana. Dopo il grande successo riscosso da Io Resto in Forma, lunedì prossimo prenderà il via su Fano TV un nuovo programma dal titolo Anziano sarai tu. Le nuove puntate dedicate alla ginnastica che andranno in onda tutti i giorni alle ore 10 e alle ore 16 e saranno curate dall'associazione sportiva e dalla palestra Passa l'Acqua e da New Lati Academy. Bene, questo è veramente tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia. L'informazione torna domani mattina con Occhio ai giornali, mentre il telegiornale ritorna lunedì sera alle 20:30. Grazie e buona serata a tutti voi.